La chiesa di San Felice in piazza è documentata già a metà dell'anno 1000, anche se l'attuale struttura la si deve a Michelozzo attorno al 1450. Trovandosi a poca distanza da Palazzo Pitti, fu frequentata e finanziata dalla famiglia Medici, in particolare dal Granduca Cosimo III, come ricordano le varie targhe presenti all'ingresso. Assolutamente magnifico lo splendido crocifisso sopra l'altar maggiore, opera di Giotto e allievi del 1330 circa. Il coro, sorretto da 8 colonne e volte a crociera, fu aggiunto a fine XVI secolo per le suore di clausura del vicino convento di San Pier Martire. Nella chiesa possiamo ammirare opere di grandissimo pregio artistico. Nel refettorio dell'ex convento di San Pier Martire, che oggi ospita una scuola materna ed elementare, in un luogo accessibile a pochi, è conservata la grande e bella Ultima Cena di Matteo Rosselli del 1614. Lasciata la chiesa e l'ex convento, terminiamo la nostra visita in Via delle Caldaie, dove nella casa che fu dello scrittore e poeta Antonio Grazzini, detto il Lasca, morto nel 1584, entriamo nell'oratorio, voluto da San Filippo Neri nel XVI secolo per accogliere ed istruire alla fede i giovani. Luogo che ancora oggi svolge tale funzione attraverso varie attività per i bambini e i giovani della parrocchia e della zona, come il catechismo, centri estivi ed altre attività.